Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, bentrovati alla finale di Coppa Italia stagione 21-22. Entrano in campo le squadre di Juventus e Inter. Inizia in questo momento il match. Barella converge, cerca di andare al tiro, il suo tiro, è gol, 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 Inter in vantaggio, grandissimo gol di Barella che l'ha messa nell'angolino. Palla fuori per Bernardeschi, Bernardeschi prova a cambiare direzione, palla per Dybala, pericolo dentro l'area, il tiro murato da Vlahovic, poi arrivano ancora il tiro, la deviazione, il gol della Juve. Pareggio della Juventus in apertura di ripresa al minuto 5 con Alvaro Morata. Palla in avanti, Dybala, il contropiede pericoloso per Vlahovic che è solo, il tiro, la parata di Samir, il tiro, il gol della Juve. 1-2 fenomenale dei bianconeri con il gol di Dusan Vlahovic. Denzel Dumfries che fa partire il cross, cerca sul palo lontano Perisic che la rimette dentro, attenzione, atterrato in area, è calcio di rigore, è calcio di rigore. Parte Ciala, il tiro, è gol, 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 all'incrocio, imprendibile, 2-2, 2-2. E l'arbitro dice basta così, e adesso ci sarà i tempi supplementari. Attenzione al tuco, guadagna Perisic, guadagna a fondo, il cross a cercare da questa parte Dumfries, il tentativo, c'è ancora uno sgambetto in area e protestano i nostri. Calcio di rigore, calcio di rigore. Valeri fischia, parte Perisic, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è terribile. Vantaggio Inter, vantaggio Inter. Arriva Di Marco in sovrapposizione, a voglia, a gamba, guadagna al fondo, pronto ad andare al cross, la mette al limite per Perisic, col tiro, fa il gol, è un gol, è un gol, e sono 4, e sono 4, e adesso resistere fino alla fine, 4-2 per l'Inter, che festa all'Olimpico, è finita, e anche questa volta la Juve si deve inchinare alla nostra squadra. E la Coppa è nostra, si torna a vincere la Coppa Italia 11 anni dopo con un perentorio 4-2 contro la Juventus.